Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Inviare la commissione di accesso antimafia alla provincia di Crotone, quanto chiede il segretario regionale del PD Guccione, presentando la lista del partito a Cosenza. Con riferimento alla foto in cui Di Girolamo è stato ritratto in compagnia di due affiliati alla Cosca Arena di Isola Capo Rizzuto e del vicepresidente della provincia e del consiglio di Crotone, della consigliera Maria Maio, Guccione chiede al ministro dell'interno, Maroni, di approfondire la natura di questi legami. Una delegazione di operai dell'ex Sasol si è incatenata stamattina davanti al Palazzo Comunale di Crotone per protestare contro la situazione in cui versa la loro fabbrica. I sei dipendenti hanno comunicato che non abbandoneranno il presidio finché non avranno certezze sul loro futuro. Oggi pomeriggio alle 3:30 è previsto un incontro in prefettura per affrontare le vertenze lavorative aperte, tra cui la stessa ex Sasol, alla presenza delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e delle parti datoriali. Sei ammonimenti anti-stalking erano stati notificati a San Martino di Taurianova dai carabinieri il 17 febbraio scorso. Adesso Anna Maria, la ragazza 24enne che nel 2002 denunciò le violenze subite per 3 anni da un branco di 12 persone e qualche mese fa i loro familiari che continuavano a minacciarla, non è più sola. È stata inserita infatti in un programma di protezione del Ministero dell'Interno. Sono complessivamente 4.000 le persone che tra Calabria e Sicilia sono state sfollate a causa delle frane. E quanto ha comunicato al Senato il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, annunciando che finora sono stati stanziati 20 milioni di euro, ma il Ministero dell'Ambiente sta provvedendo alla realizzazione di un apposito piano strategico che prevede l'impegno di 1 miliardo di euro per far fronte all'emergenza. Non si è chiusa con la sentenza del GUP Mellace per coloro che avevano chiesto il rito abbreviato dei giorni scorsi il processo Why Not. Gli atti infatti sono ritornati alla Procura Generale che valuterà i fatti su presunti illeciti nella gestione dei fondi pubblici in Calabria subito dopo il deposito della sentenza. La conseguenza è che all'orizzonte ci potrebbe essere un Why Not 2 che si preannuncia con risvolti addirittura più rilevanti di quelli relativi al primo troncone d'inchiesta. Ieri all'aeroporto romano di Fiumicino decolla il primo volo d'Italia che usufruisce dei nuovi controlli di sicurezza all'imbarco con il body scanner. Tra i primi italiani a testare il macchinario, una coppia di coniugi di Reggio Calabria diretti a Washington con il United Airlines. Valentina Cordì e Giuseppe Gullì, tra gli altri, sono passati attraverso questa sorta di grossa scatola che misura il calore del corpo umano registrando onde millimetriche in bassa frequenza. Ieri mattina nel Cinema Citrinio di Cosenza gli studenti che partecipano al progetto La Scuola Cinema hanno incontrato in un dibattito aperto il regista Marco Risi. Tema dell'incontro l'educazione alla legalità, un botta e risposta con l'autore del film Fortapache che riflette sul ruolo del giornalismo di inchiesta e il coraggio di denunciare in terre difficili come la Campania o la Calabria. Iniziativa delle consigliere di parità della provincia di Catanzaro, Sonia Munizzi ed Elisa Pappalardo, con la collaborazione dell'avvocato Maria Anita Chiefari, che hanno curato l'aggiornamento della guida I diritti delle donne, pubblicato per la prima volta nel 2004. Un vademecum esaustivo e di facile consultazione, che in 240 pagine offre alle donne informazioni preziose contro tutte le discriminazioni. Joseph Fodero, affermato cardiochirurgo nato 75 anni fa nel New Jersey, giorni addietro aveva lanciato un appello su internet per ritrovare le sue radici calabresi. Il motore di ricerca Google lo ha portato sul website Gagliato in the World. Di Gagliato, infatti, era suo nonno, emigrato in America nell'Ottocento, e i suoi parenti si trovano oggi tra Catanzaro, Roma e Pisa.